Per Vivo Umbria, il presidente del Circolo Amerindiano, Romolo Santoni. Buongiorno, questa è la giornata di inaugurazione della nuova sede del Centro Studi Americanistici Circolo Amerindiano. È un'associazione che esiste da 47 anni, eravamo in via Guardabassi, ci siamo spostati, anche se ancora non è completato lo spostamento, in via Fratti 1420, e in questa nuova sede abbiamo trovato, grazie al Comune di Perugia, abbiamo trovato uno spazio molto più ampio, del doppio rispetto all'altro, ma soprattutto è una situazione molto più comoda. Abbiamo affrettato l'inaugurazione perché dobbiamo ricominciare a lavorare, e anche se la sistemazione ancora manca di qualche orpello, però in realtà. E questo perché abbiamo iniziato? Perché i prossimi eventi sono già abbiamo ricominciato a fare gli eventi, e difatti lascio un attimo a lei di Saavedra che descriva i prossimi immediati eventi. I prossimi eventi sono appunto già da calendario le letture ad alta voce, quindi con la nostra biblioteca, rivolta ai bambini dai 3 a 8 anni, il 13 novembre i nativi nordamericani, e poi a seguire ci sono ulteriori date, il 27 novembre, 11 dicembre. Ricordo anche che c'è già un programma per le letture ad alta voce che partiranno a gennaio. E soprattutto ricordo anche che dal 6 all'11 di maggio ci sarà il convegno internazionale di americanistica, che è arrivato alla 46esima edizione. Il convegno, fra l'altro, si svolge in Italia, cioè a Perugia, poi a Padova, Roma, Salerno, a Cordova in Argentina, dovrebbe avere anche una puntata in, spero che riprenda, interrotto per il Covid, la sessione in Messico. In questo momento sono già partiti i primi che stanno portando avanti delle ricerche in Venezuela, in Messico, in Brasile partiranno fra poco, in Colombia è appena tornata la persona che faceva questa sessione in Colombia.